Benvenuti a questa nuova puntata di Avanti Insieme, il format FIPSAS FIOPS dedicato al mondo della pesca sportiva. In questa puntata faremo un viaggio nel progetto Sprint Fishing e lo faremo con un ospite d'eccezione che andremo immediatamente a conoscere. Il professor Francesco Landi è direttore del Dipartimento di Medicina Interna e Geriatria del Policlinico Gemelli e è anche associato di Medicina Interna all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Però in questa sede lei è qui con noi per parlare, sulla base insomma, della sua esperienza e del lavoro svolto con le strutture che lei dirige, del progetto Sprint Fishing, che è un progetto costruito con la FIPSAS che in questo ultimo anno ha costruito un percorso per arrivare all'obiettivo di aumentare la qualità dell'attività degli over 65 attraverso una serie di iniziative. Allora, innanzitutto le chiederei come è nato questo progetto e quelle che sono le sue finalità. Il progetto è nato innanzitutto dal progetto Sprint. Il progetto Sprint è un progetto di ricerca che ha dimostrato, perché di fatto lo ha già dimostrato perché è stato pubblicato, come l'attività fisica e una sana alimentazione in persone particolarmente fragili sia in grado di prevenire la fragilità e la disabilità. Cioè a dire, abbiamo dimostrato che l'esercizio fisico e la buona alimentazione non solo ci fanno vivere più a lungo, ma ci fanno vivere bene. Allora, che cosa? E ovviamente questi esercizi che noi abbiamo sperimentato, ovviamente sono degli esercizi che abbiamo sperimentato in un luogo chiuso, per lo più nella palestra, qualche volta uscendo nei giardini qui del Parco del Policlinico Gemelli, però in posti, come dire, circoscritti. L'idea, incontrando appunto gli amici della FIPSAS, è stata quella di trasferire questo concetto dell'importanza dell'esercizio fisico e della sana alimentazione, che significa evidentemente stile di vita e anche prevenzione, a quelli che sono gli associati appunto della FIPSAS e quindi coniugare l'attività di pesca con questo tipo di attività che avevamo già dimostrato essere particolarmente efficaci. E quindi abbiamo iniziato un percorso che è partito da varie esperienze locali, quindi anche questo è molto importante, cioè andare nei posti giusti al momento giusto, dove appunto c'è una manifestazione, dove si incontrano delle persone, e fare prevenzione e ingaggiarli in qualche modo in questo tipo di progettualità. E questo ha dato un grande risultato, grande entusiasmo, ma noi speriamo grande partecipazione e sensibilizzazione rispetto a questi temi che sono straordinariamente importanti. E poi arriviamo anche a approfondire quello che è il protocollo operativo che è stato utilizzato in queste iniziative. Però diciamo un tema che mi interessa affrontare è quello relativo al fatto che alcune tipologie di pesca, alcune tecniche sono particolarmente sedentarie, perché magari ci sono ad esempio gli appassionati di pesca a mosca che vanno sul torrente, si fanno dei chilometri nell'acqua e quindi fanno anche attività fisica oltre a attività sportiva, mentre alcune tecniche come la pesca al colpo, dove stai a sedere in un panchetto magari per 5-6 ore, sono molto sedentarie. Quindi a maggior ragione diciamo focalizzare la necessità del movimento e dell'attività fisica per evitare la sedentarietà. Esattamente, noi abbiamo in questo un po' immaginario collettivo che appunto la pesca, soprattutto del pescatore che è fermo, casomai appunto sul molo oppure con la canna, sia particolarmente sedentario. Questo in parte è vero, ovviamente è un'attività che dà in qualche modo beneficio anche da un punto di vista di coinvolgimento, beneficio mentale, e noi dobbiamo coniugare questo beneficio di tipo sociale e mentale a quello che è ovviamente muoversi. È un po' quello che consigliamo sempre, anche chi fa un lavoro sedentario davanti al computer, certamente di alzarsi, di muoversi, di cercare di camminare il più possibile, di raggiungere il posto di lavoro, in quel caso camminando, nel caso della pesca appunto cercare
di fare insomma una preparazione che è appunto la parte che noi abbiamo denominato sprint. Quindi sprint e phishing, che sono due, come dire, situazioni che devono essere messe insieme, coniugate insieme. Ecco, abbiamo visto a Vasto, ma anche alla Fiera Pescare Show di Vicenza, un team di giovani medici che era presente, che faceva, suggeriva e controllava le persone, i presenti, i pescatori, seguendo un protocollo preciso. Può provare a sintetizzarcelo proprio per far capire anche ai nostri amici pescatori in che cosa poi consiste operativamente, da un punto di vista medico, il progetto Sprint Fishing? Il progetto Sprint Fishing, noi abbiamo descritto quello che è appunto l'esercizio fisico, però ha dentro questo longevity check-up, che è un check-up dei fattori di rischio più importanti legati alla longevità, in particolare ai fattori di rischio cardiovascolari. Le novità sono due sostanzialmente. La prima è quella di introdurre questo tipo di attività di prevenzione lì dove l'utente non se lo aspetta, come alla Fiera di Vicenza. Vai per fare un qualcosa attinente alla fiera, alla tua passione, e improvvisamente viene intercettato da qualcuno dei nostri medici che in qualche modo ti ingaggia, ingannando, ti dice vabbè, ti misuriamo un attimo la pressione, e invece poi ti faccio un check-up completo che io chiamo primordiale, cioè le prime cose che devi valutare. Ed è molto semplice sintetizzarle, è rapidissimo. Possiamo seguire le lettere dell'alfabeto. A, pressione arteriosa. B, body mass index. Ti misuro l'indice di massa corporea, quindi peso e altezza. C, il colesterolo, con una puntina sul dito come si fa la glicemia, che vedremo un altro fattore, che è la G, ti misuro appunto il colesterolo. D, ti valuto il tipo di dieta che stai facendo. E, quanto esercizio fisico fai. F, ti valuto sul fumo, perché il fumo è uno dei fattori più importanti di rischio, fino ad arrivare appunto al controllo della glicemia, che è un altro fattore di rischio estremamente importante. Questi sono i sette fattori primordiali. Poi c'è un ottavo fattore che noi avevamo già iniziato ad inserire molto tempo prima, che l'American Heart, cioè l'Associazione dei Cardiologi Americani, oggi inserisce e consiglia della valutazione, che è la qualità del sonno. Perché la qualità del sonno è un, noi lo definiamo un proxy, cioè qualcosa che ti valuta in qualche modo la qualità della vita, che è un aspetto estremamente importante, che ti valuta lo stress, che è un altro fattore estremamente importante, negativo in questo caso per la salute cardiovascolare e per la longevità. Quindi è molto semplice, diamo una pagella che noi abbiamo definito 7+. Se ti comporti bene su tutti e sette fattori, prendi 7, più se dormi bene e se alcuni altri parametri antropometrici, tipo la circonferenza del polpaccio, che poi ci consente di valutare la massa magra e la massa grassa, sono nel range della normalità. Quindi è molto molto semplice ed efficace, perché, come dire, sono tutte cose che un po' sappiamo, ma se prendi 3 in pagella ci pensi, perché hai 4 fattori che insieme si autopotenziano e che rischiano poi, casomai non domani, non dopodomani, grazie a Dio abbiamo il tempo di modificarli, ma che poi a distanza di 10, 20 o 30 anni possono dare problemi. Sembra impossibile, ma questo progetto è riuscito veramente a coniugare insieme l'attenzione sulla dimensione della pesca, che è tipica di una federazione come la FIPSAS, che ha tra il suo compito statutario, anche per il collegamento con il CONI, quello di gestire, sviluppare, promuovere tutte le attività legate alla pesca, con il tema della salute, perché da quando la pesca sportiva è stata considerata in maniera anche formale nel periodo del lockdown attività sportiva e non più solo ludico-ricreativa, è giusto anche aver intrapreso percorsi come questo di collaborazione veramente particolare. Professore, ma lei è anche pescatore, insomma, quantomeno ha pescato in vita sua. Sì, ho pescato, insomma, con i figli, ma anche lì è il divertente appunto di farsi coinvolgere in attività che ti danno, io dico sempre, è un'attività sportiva. Noi la più grande difficoltà
non è a volte iniziare, io dico sempre, è molto facile iscriversi in palestra, il problema poi è continuare ad andarci. Quindi noi dobbiamo sempre trovare qualcosa che ci piace fare, quindi dove ovviamente è più accessibile è più facile. È chiaro che in alcune situazioni poi il lavoro e quant'altro ti in qualche modo ti limitano, però se uno trova attraverso la pesca, che poi può essere uscire in mare, la pesca a cui faceva riferimento è stata insomma la passione per la pesca a traino, per la pesca a polpo e seppie, che è comunque abbastanza dinamica, stai sulla barca, devi uscire, e poi c'è tutto, vai insieme, c'è la sfida. Ha fatto la pesca a drifting anche, perché le è capitato di pescare un tonno. Sì, sì, appunto, c'è cioè, quello, lo sforzo c'è, insomma, quindi non, cioè, è un qualcosa, poi c'è quel picco di sana competizione che non guasta nelle attività anche sportive, e quindi c'è tutto, e se ci si appassiona poi si ha lo stimolo il sabato e la domenica di uscire, di muoversi e di non rimanere sempre a casa davanti alla televisione sul divano. Benissimo, grazie davvero al professor Francesco Landi che ci ha consentito in questo incontro di entrare nei dettagli del progetto Sprint Fishing, che come abbiamo visto ha un obiettivo veramente pregevole. Bene, si conclude qui anche questa puntata di Avanti Insieme, come sempre insieme a tutti voi, insieme alla FIPSAS. Alla prossima!